stato ampiamente illustrato, Piero Chirazzoni è stata una personalità molto interessante, molto ricca, che fa parte del nostro risorgimento, ricca di forti sentimenti, con attenta riservatezza e abilità che lo fecero apprezzare in tutti gli ambienti da lui frequentati. Nel 1948, come studente universitario, partecipò da garibaldino alla lotta contro gli austriaci, dove fu gravemente ferito. Impiegato come contabile nella società anonima delle miniere sul Friuli di Romagna, si fece ampiamente apprezzare, diventandone gradualmente anche un importante dirigente. Fu impiegato nella società mineraria, si dedicò come commissario politico per le Marche ai preparativi della seconda guerra di indipendenza, rappresentando un sicuro punto di riferimento insurrezionale, con grandi rischi personali dovuti al traffico di armi, come è stato già precedentemente accennato, di informazioni e di valuta, con un continuo controllo della polizia pontificia e austriaca. A un certo momento della sua vita dovrà anche cambiare nome e nascondersi. Successivamente svolse il suo impegno civile nell'organizzare le strutture amministrative del nuovo Regno d'Italia, senza trascurare sempre la direzione tecnica delle coltivazioni minerarie. Allora abbiamo questo panorama generale. Adesso vediamo, lasciata la società del miniere nell'88, dopo quasi 40 anni di appartenenza, mantenne sempre le relazioni sia nel settore minerario che nell'ambito scientifico della mineralogia e geologia. Gradualmente poi si ritirò a vita privata, anche colpito da infermità e dolori, ed è morto a Secchiano a 76, e purtroppo anche la sua tomba venne ignorata. Ecco, nacque il 13 agosto del 26 a Imola. Questo è il certificato di battesimo, di nascita e di battesimo. Questa è la cattedrale San Cassiano, dove è stato battezzato. La sua famiglia era composta anche da altre due sorelle, Amalia ed Enrica. Lui ha frequentato a Imola anche il ginnasio dal 33 al 38, e a 12 anni del 38 perse il padre, che fu una mazzata, veramente una mazzata psicologica e anche materiale per lui, della sua famiglia. Però nonostante questo si trasferì, la famiglia gli permise di trasferirsi a Bologna, dove frequentò i corsi universitari di ingegneria. Purtroppo non si laureò mai. L'ambiente di Bologna era estremamente interessante, ricco di spunti di rivolta politica alla luce dell'imminente unificazione italiana, e tali problematiche non potevano non essere ignorate da Pirazzoni. Come lui si avvicinò ai problemi dell'unità, tanti altri migliaia di centinaia di studenti. Ben presto entrò in contatto con i gruppi di volontari che si erano formati presso contro il dominio dello Stato Pontificio. In quell'epoca in Italia era divisa secondo questi, c'era un regno di Sardegna, un regno lombardo-veneto governato dall'Austria, un ducato di Parma e Piacenza, un ducato di Modena, un ducato di Lucca, un gran ducato di Toscana, uno stato della Chiesa e uno regno delle due Sicilie.
Nella cartina si vede la dislocazione delle varie... Ogni Stato poi aveva anche le sue bandiere, che qui sono elencate, e in particolare ogni Stato aveva anche i suoi inni, che sono interessantissimi ad ascoltare, perché sono, evocano atmosfere passate. Faccio soltanto presente che il Regno delle Due Sicilie, c'era l'inno al re delle sue Sicilie di Paisiello, poi i tocchi di guerra di Annone, eccetera, eccetera. E infine ogni nazione aveva le sue monete, come ducati, fiorini, lire, e in particolare sotto ho riportato alcune banconote dell'epoca, che attualmente nel mercato hanno cifre pazzesche. Per mantenersi agli studi, ventenne, divenne contabile negli uffici di Bologna della Società delle Miniere Solfuri di Romagna e venne trasferito alla gestione della miniera di Perticata, chiamata la Buca. Qui c'era la solita veduta di Perticata. Non esitò poi passare da considerazioni di ideali politici a dirette azioni di lotta. A 22 anni, come avevo accennato, entrò nel battaglione dei volontari del Montefeltro o cacciatori dell'Alto Reno, comandato da Livio Zambeccari di Bologna, che c'è l'immagine qui a destra. Tutta l'attività sovversiva di Bologna praticamente si verteva faceva sede sulla via di Santo Stefano, che ho riportato qui in basso, che era l'abitazione praticamente molto ampia di Zambeccari, il quale Zambeccari era una figura affascinante per quell'epoca, perché era espatriato e era andato nell'America del Sud a lottare contro alcune dittature, poi era ritornato in Italia, insomma era una figura affascinante e molto colta, molto colta. Oltre agli interessi politici, per esempio lui ha fondato a Bologna il primo società mineralogica quasi italiana, cioè tra le più antiche dell'Italia, cioè, e poi era conoscitore dei vegetali, della zoologia, eccetera. Nel 1948, visto gli importanti avvenimenti, c'è appunto l'avvenimento della guerra che fa Carlo Alberto contro l'Austria. L'esercito piemontese non era molto equipaggiato, anzi era scarso di equipaggio, però nonostante questo Carlo Alberto si decise a fare la lotta. Nella fase iniziale presero parte anche contingenti inviati in aiuto dei piemontesi da altri stati italiani, da Napoli, da Pio Nono, per esempio, inviò alcuni contingenti. Questi sono i generali che erano comandavano quelle cose. Il Granduca di Toscana inviò questi altri reparti, così si ebbe il fenomeno, il famoso quadrilatero, così sono cose di storia che tralascio. L'importante è che ci fu
episodi, per esempio questi sono tutti avvenimenti storici che con la presenza di truppe austriache, poi altre comandate da Radeschi, eccetera, eccetera. Importante è questo, che c'è l'episodio di Vicenza, perché c'è un assedio effettuato dalle truppe austriache alle truppe pontificie che stavano in Vicenza. Perché questo? Perché facevano parte delle truppe pontificie in quel momento anche un battaglione del Basso Reno, e lì sulla freccetta c'è indicata la posizione, battaglione del Basso Reno, dove c'era la presenza di Pirazzoli, cioè delle truppe di San Peccari con Pirazzoli. E qui c'è anche, ho riportato un documento firmato da Radeschi, dove riportava lo stato della guerra, della lotta, ma era una cosa burocratica più che altro. Qui c'è ancora un'esaltazione di come proclama in cui viene data la situazione politico-militare della lotta al nemico contro lo Stato. Bene, si hanno tutta una serie di scontri, ma la cosa interessante è, cioè, chiaro, determinante, che lega a Pirazzoli, che Pirazzoli venne ferito a Vicenza gravemente. Il primo dottore che lo prese in cura fu un certo Giorgio, poi lo rimandò a Bologna, dove venne preso in cura, e qui c'è i certificati sia del dottor Giorgio e poi successivamente del dottor Marchesini, quello di Bologna, dove attestavano le sue condizioni di salute. Terminata questa fase, eccolo lì che lui si dedica nuovamente, 23enne, alle miniere di Perdicara e Marazzana e di Montefeltro e di Formignano, che faceva parte dell'oltreconfine. Il diretto contatto con i minatori determinò una sempre maggiore coscienza dei problemi sociali, del lavoro e della arretratezza del governo pontificio, dove le norme esistenti erano sempre a vantaggio delle aziende e della stessa società delle miniere. In pratica, chi lavorava poi nelle miniere riconosceva solo le direttive di Pirazzoli. Sono anni in cui, con estrema discrezione, seppe diffondere le nuove idee insurrezionali contro il potere papale e contro gli austriaci. 26enne divenne direttore della miniera di Perdicara, avendo cura di esaminare la situazione degli operai, difendendone il salario, l'occupazione, davvero moderno sindacalista, e adottando anche iniziative circa i figli dei minatori. Adesso passiamo ai preparativi per la seconda guerra dell'indipendenza con l'intervento di Pirazzoli. Pirazzoli nel 1959 intensificò la sua attività con spostamenti e incontrando e prendendo relazioni con moltissime persone. Qui c'è tutta questa guerra che attuata da Vittorio Emanuele II assieme ai francesi di Napoleone III contro le truppe austriache di Francesco Giuseppe, e tornerà nel 59
con l'armistizio di Villa Franca. Con questo armistizio tutta la Lombardia, salvo Mantova e l'annessa Regno, già annessa Regno di Sardegna, ci hanno colto soltanto il Veneto e Venezia. Queste sono le fasi della seconda guerra, alcune fasi della seconda guerra di indipendenza, di primo, secondo e terzo periodo, dove c'erano gli spostamenti delle truppe, nulla di importante. C'è arrivata una ampissima corrispondenza, quello che io ho qui con me, circa una trentina di lettere, ma ce ne sono molte, molte di più. E delinea in Pirazzoni ancora una personalità molto capace, attiva e di particolare sensibilità e diplomazia. Nel giugno del 59 tutta la Romagna era libera e il mondo rivoluzionario stava raggiungendo le Marche, ove per Picada del Talamello e Mercatino già sventolava il tricolore. Nello stesso tempo Pirazzoni si trasferì definitivamente a Perticara per curare meglio le attività estrattive dell'Unione. Svanito il distacco di distacco del Montefeltre, i patrioti non si perdettero d'animo, ma intensificarono le relazioni con il Comitato, Società Nazionale di Rim, in nome di tanti legami storici con la Romagna. Ecco, questo è il capo della insurrezione che gestisce tutta l'insurrezione delle Marche, ed è il don Rinaldo Simonetti che gestiva finanziariamente e organizzava tutta l'insurrezione. Qual è la posizione di Pirazzoni? Pirazzoni è quella che c'è un continuo contatto con Simonetti proprio per organizzare bene l'insurrezione. Come è stato già accennato, c'è lo sfruttamento di tutte le miniere, le cavità delle miniere, come rifugio per traffico d'armi, di uomini, passando il confine, di valuta e quant'altro. Nel frattempo c'è l'attività che viene svolta da Garibaldi, che sta liberando la Sicilia dai Borboni. Questo itinerario effettuato da Garibaldi, e in basso qui a destra sono le varietà di fucili dell'Ottocento, che erano carabine in cui per sparare il colpo successivo bisognava mettere la polvere, mettere la palla, cariche, sopravvedere, e ci passavano quanti secondi, forse 30-40 secondi. Sono i tipi di fucili che c'erano in quell'epoca. Qui c'è tutta la faccenda dell'acquisto, come venivano fatti. Ecco, importante è che a un certo punto Pirazzoni viene nominato commissario per tutto il settore del Montefeltro. Nell'agosto del 60, mentre la spedizione dei Mille stava liberando tutto il Mezzogiorno, il governo piemontese considera la possibilità che l'impresa del Bandina, oltre a dirigersi su Roma, assumesse una evoluzione repubblicana. Per evitare questo cambiamento fu accelerato il processo di invasione. Qui ci sono i Luigi Farini che si mise d'accordo con Napoleone III, e dovevano essere cercate dei pretesti. Qui sono un po' di storie varie, eccetera. Adesso arriviamo all'aspetto più
militaresco, dove c'è la, compare la figura di Ludo. Piazzoni